Ciao Jag, è stato un piacere averti nel garage, sei stata una grande, grazie mille di tutto. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al canale. Questo è un video non di quelli più allegri. Come avrete già letto dal titolo, finalmente ho preso la decisione molto meditata e molto travagliata di vendere la mia Jaguar XK 4002 del 2007. Allora ragazzi, per chi già mi segue lo sapete già, questa è la macchina simbolo del canale perché c'è da sempre. In particolare io ce l'ho da più di 5 anni, durante i quali ho fatto più di 45.000 km. Avevo già fatto dei video in passato dove ero dubbioso se tenerla o cambiarla e avevo chiesto a voi tra tre alternative quale scegliere. Poi alla fine avevo anche deciso di tenerla dopo che sono stati fatti alcuni lavoretti di carrozzeria, perché riguardandola bene e anche guardandola adesso lo penso, è veramente una bella macchina. Ha una linea senza tempo, mi piace da morire e mi ci sono sempre trovato bene. Ciò non toglie che però, a seguito dell'acquisto fatto con la BMW Z4, mi sia nata l'esigenza di avere come auto simbolo nel canale qualcosa di un pochino più cattivo. Questa, nonostante abbia la linea della coupé, è una berlina mascherata da coupé, perché comunque ha un assetto molto morbido, lo sterzo è leggero, gli manca forse anche qualche cavallo, è un po' morbida anche in curva, non è particolarmente divertente, appaga moltissimo l'estetica, è veramente ben rifinita e dopo vi faccio vedere, però dopo aver preso la Z4 non lo so, mi si è risvegliata un pochino di più la voglia di avere come simbolo del canale qualcosa di più sportivo e quindi dopo averci pensato giorni e giorni, in questa settimana in cui ero giù in barca, finalmente mi sono deciso e questa auto da domani sarà online in vendita. Chiamate i miei amici di Link Motors di Pavullo, contattate Fabrizio che sarà disponibilissimo a instaurare una trattativa con voi. Apro una parentesi su questa macchina perché di questa ci sono veramente diversi video nel canale. La macchina si presenta in condizioni maniacalmente perfette, sembra un'auto di un anno fa. Ovviamente è stata personalizzata con i miei gusti, però la striscia che voi vedete qua sul cofano è rimovibile perché è una sorta di pellicola, mentre invece in questo caso i cerchi neri sono proprio verniciati, quindi l'unica cosa che si può togliere è il bordino rosso. Vi faccio vedere gli interni di questa Jaguar per chi ancora non li avesse visti. Guardate in che stato si presentano. Allora, guardate il sedile. L'auto ha 141.000 km, come dicevo prima, del 2007. È in condizioni perfette. Piccola personalizzazione che ho fatto io qua era in radica. Io ho fatto un piano black con una ripresa di bordino rosso a tema col bordino dei cerchi. Volendo si può rifare questo pezzo nero in modo da avere tutto piano black.
vedete un po', guardate i tasti, non c'è nessun segno di usura, idem il volante, auto perfetta. Ragazzi, sì, lo so, dispiace anche a me, perché con quest'auto io mi sono trovato veramente bene. In 5 anni non ho avuto nessun tipo di problema, se non una revisione all'alternatore che è posto sotto, avendo preso una pozzanghera alta, una spanna, si è bagnato e quindi ha smesso di caricare la batteria, è stato revisionato. Bon, a parte quello, questa è una macchina che mi ha dato veramente la massima affidabilità. Credo che dispiacerà anche a molti di voi del canale, perché so che quest'auto piaceva molto. La vita va avanti, 5 anni questa macchina nel mio garage li ha fatti, è la macchina in assoluto tra tutte quelle che ho avuto che ho tenuto più tempo, quindi un suo piccolo traguardo l'ha già raggiunto. Adesso andiamo oltre, vedrete che cosa ho deciso di prendere, direi tra circa un mese dovreste vederlo. Non vi spoilerò nulla, non vi do nessuna info, se no mi sgamate subito come per la Z4 ed è perso il senso e il divertimento delle cose. Quindi non vi dirò che cosa ho scelto, ma ho già scelto una sostitutiva e spero che vi piacerà. A me personalmente piace da morire. Per oggi, ragazzi, è tutto. Rimarrà ancora nel mio garage per qualche settimana, quindi probabilmente in qualche video la vedrete. Però di base è in vendita da Link Motors a Pavullo, vi metto in descrizione tutti i loro riferimenti. Se c'è qualche appassionato del marchio Jaguar o a qualcuno a cui piace proprio questa estetica che è eccezionale, contattate Fabrizio e ovviamente fategli il nome mio che vi tratterà al meglio. Per oggi, ragazzi, è tutto. Ciao Jaguar! È stato un piacere averti nel garage con noi. Se vi va, cliccate sotto iscriviti e la campanella di fianco. Mi raccomando. Ciao ragazzi, un saluto da Dave.